Buongiorno, buona settimana, irrompiamo in una lezione di Muay Thai alle Dune Fitness di Silvi Marina. Rolando Bernal è il nostro istruttore di questa disciplina che ha origini in Thailandia e lui sta facendo lezione ad Amira e Leonardo. Buongiorno Rolando, buongiorno. Interrompiamo ma poi ti lasciamo ricominciare con i tuoi atleti, buongiorno. Ciao Mila, buongiorno. Allora, noi abbiamo scelto di iniziare con il Muay Thai questa settimana perché vogliamo farlo in modo energizzante. Inizia una nuova settimana, lunedì, fa anche molto caldo perché è iniziato agosto, quindi dando i calci possiamo trovare energie e anche sfogare se abbiamo lo stress. Sicuramente no? Si sfoga tantissimo, i calci, le ginocchiate e diversi tipi di calci sono fondamentali in combattimento, sempre usati a difesa personale. E sempre sono movimenti della Muay Thai, dell'arte marziale thailandese. Qui vediamo che due ragazzi stanno facendo lezione con te, quindi non è una disciplina pericolosa. Beh, come tutte le discipline si inizia dai primi passi, dal più basso, e poi piano piano ci si scoprono i talenti e ci si approfondisce in ogni persona. Amira ha 9 anni, un pochino che la vediamo. Bravo. Leonardo ha 12 anni e già sta facendo vedere ottimi risultati, quindi vuole dire che dipende molto da chi la pratica e come apprende la disciplina. Allora, vi lasciamo lavorare, spiega cosa ci farete vedere. Ok, e poi adesso stiamo facendo il blocco del calcio, la risposta con un altro eventuale calcio destro e la spinta finale che sarebbe un tip frontale, in guardia tutte e due. Ok, Amira, blocca il calcio, risponde col calcio, tip finale. Oh, ok, uguale, Leonardo, vai. Blocca, calcio, tip. Ok, adesso con il sinistro però dopo, vai. 1, 2, vai, tip sinistro. Ok, più forte, Amira, vai. Blocca, calcio, tip. Oh, controlla più il corpo, piano piano. 1, blocca il calcio, calcia. Ok, tip, boom. Di nuovo, Leonardo, vai. Blocca, calcio, tip. Meno passi, vai. Blocca, calcio, tip. Bravissima, Mira. Ancora, blocca, calcio, tip. Bravo, bravissima. Bene, c'è una tecnica ben precisa. Piano piano ci si arriva a pulire bene la tecnica e poter fare tutto nei migliori dei modi. E per la difesa può essere veramente utile il Muay Thai. Molto. Allora, invece torniamo a considerarlo come disciplina energizzante. Per chi è a casa, è consigliabile tirare i calci per stare in forma, per tenersi in forma? Ma certamente, ma soprattutto quando si ha pochi spazi, ci vuole poco per poter allenarsi bene facendo dei calci. Per esempio, i calci frontali vanno a lavorare molto tutte le fasce muscolari del corpo, fin dal piede e la colonna vertebrale, si lavora tantissimo, e non solo con il calcio frontale ma anche con il ginocchio. Quindi se noi ci mettiamo qua, Amira, Leonardo, ok, e facciamo solo il tip, vieni Amira, tip sinistro e tip destro, ci mettiamo in guardia e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ne facciamo 50 di questi calci a casa per 3 ripetizioni con un intervallo poi magari di addominali, abbiamo fatto un allenamento fantastico e non ci vuole molto. Facciamo lo stesso con il ginocchio, iniziamo con il ginocchio sinistro e il ginocchio destro. Mira, guardia, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi movimenti sono molto articolari,
perché io porto il ginocchio in avanti, metto in movimento tutte le fasce muscolari del corpo di dietro. È un allenamento quasi completo. Ed è affaticante anche, molto energico. È un ottimo consiglio di cui ti ringraziamo. Allora, noi diciamo che la prossima settimana vi insegneremo meglio il Muay Thai, questa antica disciplina che può essere utile per la difesa personale, ma anche per il benessere del nostro corpo e anche per la tonicità, vero? Quindi sì, ti aspettiamo tra qualche giorno. Grazie a Rolando mille. Bernard, grazie a Leonardo, grazie ad Amira, siete stati bravissimi e vi lasciamo al vostro allenamento. Grazie mille. Noi invece torniamo presto con voi per darvi consigli su come alimentarvi in modo corretto. Buongiorno, la dottoressa Marina Manieri, la nostra dietista. Buongiorno. Ci prendiamo un bel caffè, dottoressa, oggi? Sì, bene sì. Poi veniamo da una lezione molto forte, molto energizzante con Rolando e i calci. Quindi che cosa dà energia? Certo, di riprendersi anche con un caffè. Un caffè che in Italia è proprio un'abitudine quotidiana, anche un momento di socializzazione. Certo. Il caffè in realtà ha una storia molto antica, nel senso che questa pianta se ne ritrovano le prime tracce nella cultura araba, dove era utilizzata per mantenersi svegli anche durante le notti di preghiera. Per il mondo musulmano il caffè aveva una valenza quasi di pianta magica, addirittura fu anche bandito in determinati momenti della storia. E tra l'altro era tenuta nascosta come pianta, come rimedio, ma fu scoperta dal mondo europeo solo nel 1600. E in Italia quando è arrivato? Appunto, in questi anni furono scoperte delle tracce di chicchi di caffè in un accampamento arabo. Questi chicchi di caffè iniziarono quindi a essere prodotti anche qui da noi, prodotti importati, lavorati e commercializzati. Inizialmente si vendeva in farmacia il caffè, dopodiché a Venezia, che è la città madre di questa bevanda, si iniziarono a diffondere delle botteghe del caffè, dove le persone, similmente a come stiamo facendo noi oggi, si ritrovavano per prendersi un caffè con l'innamorata oppure con gli amici. Veniamo all'aspetto nutrizionale. C'è qualcuno che dice che il caffè faccia dimagrire, è vero? Sì, questa è una delle cose molto diffuse, ci sono anche diversi integratori a base di caffeina. In realtà può essere anche letto in questo senso, perché intanto la questione di essere una bevanda energizzante sicuramente ci rende più propensi a spenderle queste energie che abbiamo. E in secondo luogo perché riduce un pochettino l'appetito, prendere il caffè, e facilita anche la digestione perché aumenta la secrezione gastrica dello stomaco, quindi un po' ci fa digerire più in fretta. E quanti caffè si possono prendere al giorno? Questa è una questione molto dibattuta, perché in realtà è vero che il caffè è una bevanda nervina e quindi non andrebbe mai fatto un consumo troppo alto. Diciamo che sui 3 caffè al giorno ci si può stare. Il problema però è legato allo zucchero che purtroppo si aggiunge. Qualora si prendesse amaro, anche 3. Crea assuefazione il caffè? È un po' sì, più psicologica come tipo di assuefazione che è reale, fisica, ecco. Ringraziamo la dottoressa Marina Manieri perché il nostro tempo è scaduto, grazie al tecnico Alberto Capo e grazie al Caffè Atene delle Dune che ci ospita anche oggi. Vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo domani.